Internews.it presenta il TG Internews. Benvenuti a una nuova edizione del TG Internews. Vigilia di Bologna-Inter, la squadra di Inzaghi domani affronterà i rossoblù nella 24esima giornata di campionato. Pronti invece a scendere in campo tra poco femminile e primavera, in un doppio incontro nero-azzurro in contemporanea. L'Inter, dopo la vittoria contro l'Udinese, nella quale è tornato al gol anche Romelu Lukaku, è alla ricerca di tre punti importanti a Bologna. Il tecnico nerazzurro dovrebbe far rifiatare almeno un giocatore per reparto. In difesa, Acerbi lascia il posto a De Vrij, mentre a centrocampo dovrebbe riposare Mkhitaryan sostituito da Çalhanoğlu, con il ritorno di Marcelo Brozovic dal primo minuto nel ruolo di regista. E al posto di Darmian sulla fascia destra dovrebbe rivedersi Dumfries. Dopo i due gol consecutivi, Inzaghi difficilmente farà a meno di Romelu Lukaku in attacco, al fianco di Lautaro Martinez. In casa a Bologna, Thiago Motta ha principalmente due dubbi di formazione. In difesa, a contendersi un posto da titolare al fianco di Lukumi, ci sono Sosa e Soumarò. Quest'ultimo è tornato regolarmente ad allenarsi, come confermato dal tecnico in conferenza stampa, dopo qualche settimana di stop a causa di un infortunio alla coscia. In attacco il ballottaggio è tra Barrow e Sansone, con il gambiano al momento in vantaggio. A disposizione di Motta in panchina ci sarà l'ex Medel, mentre oltre a Zirkzee e Arnautovic, anche Bonifazio Fazzi ancora a riposo. Così come anticipato da Ausilio qualche giorno fa, una buona notizia sul fronte rinnovi sembra essere in arrivo. Çalhanoğlu è sempre più vicino a legarsi all'Inter fino al 2026 e la volontà è corrisposta dalla società nerazzurra, pronta ad offrirgli un rinnovo con ingaggio a 6 milioni di euro più bonus. Il turco in questa stagione si è reso fondamentale e tutti attendono di avere la certezza di vederlo proseguire in maglia nerazzurra. Un'attesa che non dovrebbe durare a lungo, visto che la chiusura potrebbe già arrivare prima del ritorno di Champions League in Portogallo. Tra poco tornerà in campo l'Inter Women di Rita Guarino nello scontro diretto con la Fiorentina terza in classifica, nella 18esima ed ultima giornata della prima fase di Serie A femminile. Solo due i punti di distacco tra le squadre, le viola sono a quota 34, mentre le nerazzurre seguono a 32 punti. L'obiettivo per le ragazze di Guarino è tentare il sorpasso per garantirsi il terzo posto e accorciare le distanze dalla Juventus seconda e la Roma in vetta alla classifica. Fischio d'inizio alle 12.30 allo stadio Ernesto Breda. In contemporanea sarà in scena anche l'Inter Primavera, che affronterà in trasferta l'Hellas Verona. Dopo essersi guadagnati l'accesso alle semifinali di Coppa Italia e aver battuto il Torino in campionato, i nerazzurri vogliono continuare con il tentativo di risalita in classifica dal decimo posto. I gialloblu sono invece tredicesimi a 24 punti. Restate sintonizzati su internews.it per la cronaca testuale e tutti gli aggiornamenti sui match di femminile e primavera. Per qualsiasi altra novità sul mondo Inter, continuate a seguirci su internews.it. Scaricate gratuitamente la nostra app e iscrivetevi al canale YouTube. Domani saremo in diretta nel prepartita e a partire dagli ultimi minuti della gara per commentare insieme la prestazione dei nerazzurri. Io vi do appuntamento a lunedì con una nuova edizione del TG Internews. Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nerazzurre, internews.it è quello che fa per te.